Rieccoci con Pokémon Rumble, parte 27. Gli ultimi due dungeon di questo fantomatico grado A speciale. Battigialuce, iniziamo con la Battigialuce. Abbiamo un Magnezone che ci potrà essere molto utile per fronteggiare questi Pokémon di tipo acqua. Ci stanno arrivando dei Floatzel, molto bene. Muoiono abbastanza subito e già mi stavo spaventando credendo che quelli fossero dei Poliwhirl. Per fortuna sono solamente dei mentali, che voi siete dei maledetti bastardi perché mi camperate da lontano con il pistolacqua. Bene. Dai, Magnezone, devi resistere, dai. Che comunque non mi fa assolutamente bene. Adesso io nelle ultime due parti non l'ho detto, ma non mi fa per nulla bene saltare tanti giorni tra una registrazione di Pokémon Rumble e l'altra. In genere io adesso da quando ho caricato la parte 20, vi ricordate che io all'inizio avevo registrato Rumble fino alla 20 prima di iniziare a caricarlo, vi ricordate, no, quella storia lì? Dalla 20 in poi, quella di Mewtwo, ho registrato 4 parti per ogni sessione, tipo registravo 4 parti, poi passavano delle settimane e poi di nuovo 4 parti. Infatti, dopo la 20esima sono passate un po' di settimane, giorni, non lo so, ho registrato dalla 21 alla 25 e poi sono passate settimane e sto registrando appunto dalla 26, dalla 25 fino ad oggi che è la 27, quindi passano sempre un sacco di giorni tra una sessione e l'altra e io perdo allenamento. Infatti sto facendo schifo, assolutamente schifo, e voglio quel Gyarados, lo voglio. Ecco, lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo, però ho paralizzato Gyarados. No, non è più paralizzato. Mettiamo Machamp. Voglio Gyarados. Ecco, lo sapevo, lo sapevo. Per quanto riguarda le sessioni di registrazione, adesso questa è la 27, la prossima sarà la Battle Royale del grado A speciale. Poi passeranno ancora dei secoli e poi registrerò le ultime quattro parti, perché infatti dopo questa parte e la prossima saranno rimaste solamente altre quattro parti, ovvero i dungeon e la Battle Royale del grado S speciale, ovvero l'ultima Battle Royale, escludendo il grado X, che come ho già detto molte volte non farò. Spero di essere parecchio in forma quando farò l'ultima parte, proprio l'ultima, la 32, perché quella Battle Royale è difficile, ragazzi. Quella Battle Royale non perdona. È difficile, tanto difficile. Ma un Gyarados posso. Oh, finalmente! Finalmente, 1550. Altri tre Gyarados, prendiamoli. Ok, vai con due Gyarados. Vabbè, dai, ne abbiamo già due e siamo a posto così. Dopo la parte di un quarto d'ora, quella precedente, cerchiamo di non starci una vita. Il boss è Empoleon, il Pokémon imperatore. Abbiamo purtroppo sconfitto senza reclutare Torterra. Abbiamo sconfitto e reclutato Infernape. Vediamo come ci andrà allo spareggio degli starter. Vediamo se riusciamo a reclutarne due su tre o solamente un misero uno su tre. Tra l'altro, quello che odio di più, Infernape. Sono gusti personali, De Gustibus. Mi dispiace, dovete accontentarvi. Dai, Empoleon, dai, 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 dai. Dai, che tu insieme a Torterra sei il mio preferito, dai. Dai, 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 dai. Ce la facciamo senza farci mandare KO Machop? Oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta. Machop, perché dico Machop ogni volta? E reclutato! E io ho fatto anche un rutto. Wow, spintone Empoleon. Cioè, allora, l'Infernape che abbiamo reclutato era speciale. Questo anche. Questo è Empoleon. Wow, la fortuna. Bene, abbiamo due starter evoluti al massimo con abilità speciale. Quindi diciamo che la Battle Royale si fa un po' più facile. Abbiamo Infernape e Torterra. Dai, Infernape e Empoleon. Quindi potremmo andare anche abbastanza bene. Peccato per Torterra, ma va bene così. Chi usiamo?
Vogliamo provare Gyarados, che ha Ira di Drago con cui posso camperare, e Gelotenti, che è una mossa d'impatto in prima persona. Sapete che io mi trovo meglio con queste mosse. Qui ci sono dei Drapion che potrebbero fare al caso nostro. I Drapion sono fortissimi. Se ne reclutiamo qualcuno. No, però abbiamo reclutato un Kadabra. Bene, 1413, un po' scarsino. Ma ci si accontenta sempre. Intanto siamo nella Torre Infinito, che io adoro. E viva la sua host! Ok. Un po' di Pokémon, ma niente di così sconvolgente. Dobbiamo ancora fare un po' di fatica, purtroppo, per trovare altri Pokémon. Mi sta morendo Gyarados. Ci siamo? Ci siamo? Non ancora. Non ancora siamo dal boss, oh mio Dio. Ok, allora. Riprendiamoci un attimo. Rapidash, turbofuoco e agilità. Con agilità posso scappare tranquillamente, vero? Diventi veloce. Mamma mia la velocità. Dai che ce la possiamo fare tranquillamente. Vai così, oddio. Però i Gengar li voglio, quindi sono costretto a tornare indietro. Attenzione qui a non farci colpire perché basta poco. Veramente c'è un'orgia di poche. Cioè, manco finito di dirlo. Manco finito di dirlo. Vai, Empoleon. Fossa e taglio. Fossa è fortissima qui. Perché ci permette di stare sottoterra per un nanosecondo e poi di attaccare frontalmente alla posizione in cui abbiamo usato fossa. È OP fossa in questo gioco. E qui già mi ci vedo la Battle Royale. Farò strage con sta mossa. Che poi fossa, se non ricordo male, c'è anche Infernape che abbiamo reclutato. Quindi. Yeah. Come dice il Maxi Bon, two gusti is meglio che one. In questo caso due mosse uguali is meglio che one. Oh mio Dio, come sono trash. Prendiamo un po' di Gengar perché hanno palla ombra e palla ombra nella Battle Royale è utile. Preso! Ne voglio un altro. Un altro! Anche Mismagius andrebbe bene. Oddio, c'è un Rotom. Preso cosa? Cos'è? Gengar, un altro. Ne siamo a due o tre, non mi ricordo. Voglio Mismagius. Voglio Mismagius. Niente Mismagius. Anzi no, l'abbiamo preso. Perfetto. Una bella piazza pulita qui. Possiamo via. Dovremmo essere dal boss oramai. Oh, ce n'è un altro. Vediamo se è il momento del boss. It's boss time! Dusknoir, Pokémon Pinza? Perché? Perché Pinza? Me lo spiegate nei commenti per favore perché Pokémon Pinza? Per favore spiegatemelo. Comunque stiamo facendo abbastanza bene con Fossa. Abbastanza, dai. Non devo riuscire a farmi mandare KO Empoleon, a parte perché abbiamo solamente due chiavi. E anche perché comunque dai, farmi mandare KO Empoleon. Così overpower con fossa e dai, sarebbe proprio da nabbo. Va bene che ogni volta che riprendo a registrare sto arrugginito, però insomma, Rumble ormai ci ho giocato 3000 volte. Un po' di esperienza ce l'ho. Vai, strage, strage. C'è un po' di lag di sottofondo, ma va bene così. E vabbè, sì, sarebbe stato troppo reclutare anche Dusknoir. Sarebbe stato figo, certo, ma troppo. Bene, 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 bene. Nella prossima parte faremo la Battle Royale del grado A speciale. Ci attende un po' di difficoltà, ma non oggi, perché oggi la parte finisce qui. Quindi ciao e buona fortuna a me.